Buonasera, stasera prepariamo una ricetta nella cucina di casa mia. Mi è venuta voglia di fare le lasagne casarecce come le facevano una volta le nostre mamme. E le voglio fare in questo pentolone, quindi lasagne. Allora, qua ho preparato un soffritto, ho messo cipolla, carota e zenzero tritato, carne macinata, un po' di sale e olio. Ora lo metto sul gas e lo faccio soffriggere un paio di minuti. Allora, fiamma, fornello medio, fiamma alta. Copro con Magic Cookery e precisamente copro col coperchio quadrato, che come voi sapete i coperchi quadrati chiudono anche le pentole tonde. Proprio per questo motivo li chiamiamo quadrondi. Nel frattempo vi preparo la salsa. Ce l'ho qua. Il soffritto è pronto. Ora mettiamo la salsa. Ne mettiamo abbastanza perché le lasagne che devo fare sono tante in quel grosso pentolone. Aggiungo direttamente l'acqua. Deve venire abbastanza liquido. Un litro d'acqua, diciamo. Una bottiglia di litro di salsa e un litro d'acqua. Ora mettiamo il sale. Anzi, il sale l'avevo già messo nel soffritto. Copriamo. E basta 5 minuti di cottura. Nel frattempo mi preparo la besciamella. Prepariamo ora la besciamella. Questa è una mia ricetta, che in parte è presente nel mio libro di ricette. 4 cucchiai di farina. Noce moscata grattugiata, io la grattugio col coltello così non sporco la grattugia e nemmeno cose da lavare a fine lavoro. Infatti il coltello riesce a grattugiarla benissimo, come vedete, sperando che non mi scappa e non mi tagli il dito. Metto un po' di latte e faccio in modo che si forma una cremina. Quindi sciolgo la farina in questo modo. Latte ne metto mezzo litro. Però non lo metto tutto qua dentro. Ora spiego perché l'altro lo metto sul gas e appena incomincia a bollire verso questa cremina e si addensa subito. Anche in questo modo io faccio quando faccio la crema, che so io per il pan di Spagna, per i pignè. Ora metto un goccino d'olio. Io preferisco usare più olio e non il burro perché lo vedo più naturale. Olio extravergine d'oliva. Poi chi vuole può mettere il burro. Quindi ne metto 3 cucchiai, ben pieni. Come vedete è venuta senza grumi.
Ora metto un pizzico di sale, poco poco. E nel pentolino metto a bollire la ciabatta. Ora lo metto sul gas col bebè, col fornello piccolo. E appena il latte va a salire, metto quella colina qua all'interno. Qua il sugo per le lasagne è pronto. Spegniamo. Mentre se dovevamo fare le lasagne, non con Magic Cooperi, lo dovevamo cucinare almeno più di 40 minuti, diciamo. Così basta 5 minuti. In modo che si scioglie la carne. Ora devo stare attenta a quanto questo sale, questo latte sale. Il latte sta per salire, ora io subito metto questa cremina. E continuamente devo girare. Necessita pentola antiaderente, non di acciaio, che l'acciaio attacca. Naturalmente, come vedete, si gira continuamente. Si sta addensando. A posto, perché vuole un po' liquida per le lasagne. E ora come si raffredda diventa ancora più densa. A posto. Come vedete è venuta perfetta. E quindi ho fatto a meno di comprare la besciamella, quella già preparata. Almeno qua la prepariamo noi e sappiamo quello che mettiamo, gli ingredienti che mettiamo. A posto, perfetta. E la besciamella è pronta. Ora ci prepariamo a preparare le lasagne. Allora mi serve il ragù sul tavolo. Come vedete l'omino del kit di forno fa da appoggiapentole. Metto un po' di pepe nero . Ora quello che voglio mettere è un'altra cosa che non vi ho mai spiegato nei video . Allora voglio mettere questo, diciamo, integratore, però può far parte come ingredienti di ciò che cuciniamo. Questo è un integratore a base di inulina, selenio e vitamina B12. Poi, come riesco, vi inserisco dei video, così vedete bene di cosa si tratta. Ma in ogni modo questo rende tutto ciò che cuciniamo probiotico. Insomma, va ad alimentare la flora batterica. E sappiamo che è importante avere la flora batterica ben, diciamo, a posto. Dal momento che faccio quella teglia grande, basta metterne un misurino, così va bene. Di questo integratore non se ne deve prendere più di 10. Cioè, insomma, abbiamo un misurino, più di 10 mg non se ne può prendere al giorno. Ma poi avremo modo di spiegarvelo meglio. Ora pensiamo a fare le lasagne per ora.
quindi salsa in fondo alla pentola. Come vedete, con la carne macinata, dito di cipolla, carote e zenzero. In fondo se ne mette un pochino di più. Ora devo fare in modo questa pasta di tagliare gli spigoli. E la metto tutta a cerchio. Naturalmente noi della Magic Cooker abbiamo anche le pentole quadrate, abbiamo quella alla segniera grande, ma io oggi ho voluto farla qua. In più che non sono potuta nemmeno andare in ufficio a prendere quello che mi serviva, perché siamo in quarantena e l'ufficio è in un altro comune. Ed è dal 20 febbraio che non ci posso andare. Come vedete è crudo la pasta, senza bisogno di bollirla prima, non è proprio necessario. Questo piccolo lo mettiamo qua, così non perdiamo niente. Ora mettiamo questa provola. Io me la sono tagliata prima e in modo che non si appiccichi una con l'altra, l'ho passata nel formaggio, così non è attaccata, vedete, è tutta libera, chicco per chicco. Mentre se io non la passavo nel formaggio, a quest'ora era tutta appiccicata. Tanti piccoli trucchetti, in modo che la cucina, cucinare ci viene facile, senza tanta fatica. Mettiamo un po' di prosciutto. A me piace mettere anche uova bollite, però sono facoltative, ognuno mette quello che più piace. A me mi piace farla ricca. Una besciamella. Ora in pochissimo tempo questa pasta sarà pronta, senza dover accendere il forno. E in più, dal momento che ho messo l'ifipi, sarebbe l'inulina, questa pasta si rende probiotica, insomma alimenta la flora batterica e diminuiscono anche le calorie dal 20 al 30%, quindi ne possiamo mangiare anche un pochino in più. Però avrò modo e tempo di spiegarvi di cosa si tratta di questo integratore. Vedete il sugo? Ho dovuto farlo liquido. E come avete potuto vedere, cotto solo 5 minuti, il tempo che si scioglieva la carne. Di nuovo la provola. Vedete, tutto veloce veloce.
faccio un po' di besciamella. Poi chi non piace la besciamella non la mette, non è che è proprio necessaria. Mettiamo un po' di formaggio. Se mi rimane poi di questa la congelo nelle vaschette, così quando la voglio è pronta. Tempo che si riscalda. Basta anche 3 strati, ma al massimo si arriva fino a 4, sennò poi viene troppo alta e deve rimanere un vuoto, una camera d'aria tra il coperchio e la pentola, quindi basta così. Quindi con la besciamella, vedete, mezzo litro di latte è bastato. E questa teglia non scherza. Una bella manciata di formaggio. Io abbondo negli ingredienti. Allora mi serve lo spargifiamma per prenderlo. Allora, per le lasagne, essendo questa pentola non tanto pesante, tipo di pietra vulcanica, che è un esempio antiaderente, bisogna mettere lo spargifiamma. Fornello medio. E sin dall'inizio, poi, tipo basta così, poi se necessario lo abbassiamo ancora. Copriamo con le XL, diametro 41, la pentola è diametro 40 e questa è 41. Ora prepariamo un impasto di polpette, sempre con la carne macinata di manzo. Mettiamo la mollica di pane grattugiato, non quella dura. Formaggio. Prezzemolo. Questo prezzemolo è congelato, così me lo ritrovo sempre io.
scusami. Poi io nelle polpette metto anche un goccino d'olio, così vengono più saporite e più tenere. Questo mio qua. Le uova, lo devo controllare in modo che non trovo qualche sorpresa. Sono uova casarecce. Qui abbiamo messo tutto. Se è necessario da aggiungere, aggiungo ancora mollica. Così si impasteranno meglio. Non troppo ancora. Che non devono venire proprio morbidi. Queste le friggerò a immersione. Nel pentolino col baby. Come voi sapete, la frittura fatta con Magic Cookery viene leggera, non toglie l'olio, non tocca la soglia a fumo e non si libera quella sostanza chiamata acrilamide che è cancerogena. Quindi uno se la può mangiare tranquillamente. Non puzza la casa di fritto, non puzzano i vestiti, i capelli. Con lo stesso olio si può friggere tante volte. Le lasagne cominciano a bollire quasi, ancora no. Facciamo le forme ora di queste polpette. Le faccio abbastanza grosse. Cerco di stringere in modo che vengano compatte internamente e allungate. Volendo internamente si può mettere anche per qualche pezzettino di provola, così vengono ripiene. Ma stasera vi faccio semplici. Le lasagne stanno bollendo. Ora c'è di fare il controllo. Allora, con la palettina io cerco di inciderle, diciamo, devo aspettare ancora un altro po', in modo che i liquidi tornano giù.
diversi va bene così. Quel pentolone è ancora in offerta, però sono pezzi abbastanza limitati. Può darsi che oggi c'è e domani non ci sarà più. Solo il coperchio a prezzo pieno costerebbe 139,90. Invece, finché dura, esaurimento scorta, lo danno 69,90 e regalano quel bel pentolone. Quindi stasera ancora si farebbe in tempo. Naturalmente la merce, col periodo di crisi che siamo, non arriva subito. Potrebbe arrivare che so io a maggio. Quindi si può bloccare e riceverla dopo. Questo sono pronte. Via. Le lasagne ora le controlliamo. Vedete che stacco? Io incido qua e faccio in modo che torna giù l'acqua, così non c'è il rischio che di sotto attaccano. Così questo ci metto qua. Facciamo la frittura a immersione, abbastanza olio fino ad arrivare a metà della pentola. Ora per far sì che la parte esterna delle polpette viene bella liscia, con le mani bagnate, io le torno a stringere, così vengono proprio compatte, sempre con le mani bagnate. Ci stanno tutte, vedete, sembra piccolo questo pentolino, però è abbastanza capiente, e questo sia il regalo con una dimostrazione. Ma dal momento che ora dimostrazione non ne facciamo, le facciamo online, poi vi spiego come si possono fare online da casa vostra. Fate le padrone di casa, basta i video party, invitare 4 dei vostri amici e si fa la dimostrazione online. Però dovete dare i nominativi il giorno prima e poi e dopo della dimostrazione dei parti io devo fare l'intervista. Accendiamo il fuoco, questa volta ci vuole fiamma alta. Però bisogna stare attenta che la fiamma non prenda i manici, se no si bruciano. Quindi col pentolino alto, ma fino a un certo punto, perché non ce lo permette. Ecco, va bene così. Poi stasera voglio fare anche una frittata di sparagi. Sparagi e un po' di soppressata casareccia. Quindi soppressata, sminuzzata. Questa è proprio la soppressata casareccia che si fa in Calabria.
Gli asparagi mi piace metterli crudi perché mi piace che si sentano un po' amari. Le uova. Sempre il solito discorso del bicchiere. Non se ne ho ancora. Quindi mettiamo 6 uova. Un po' di sale. Un po' di pepe nero facoltativo. E ora subito a friggere. La chiamo mini frittata. Tempo fa ne ho fatto una di 10 uova in un padellone proprio. L'ho fatta con frittata, cioè uova e patate. Patate tagliate piccole piccole e crude, senza doverle friggere prima. Allora usiamo questa padella. Olio poco.